Hai creato questo quadro, questo dipinto, è messo all'asta e oggi i Vigili del Fuoco, sei qui ai Vigili del Fuoco perché lo hanno acquistato loro e i soldi poi verranno dati in beneficenza per gli alluvionati. Io ho chiesto aiuto prima di tutto a Bruno ed è stato molto gentile a contattarmi subito e a fare questa iniziativa. Poi quando ho saputo che le forze dell'ordine, i Vigili del Fuoco, gli è piaciuto tantissimo questo quadro, hanno voluto mettere loro la cifra per questa beneficenza perché è successa questa alluvione qui a Crotone. E infatti il titolo di questo quadro è Salviamo la Calabria. Mi sono ispirato a Michelangelo Buonarroti, grandissimo artista, e alla sua pietà. E io penso che la Calabria ha bisogno di molta pietà, sia nell'ambito lavoro, anche per le forze dell'ordine, soprattutto perché sono loro che sacrificano e ci aiutano in questo momento. Come mai hai deciso di dipingere questo Vigile del Fuoco con in mano la Calabria? Perché, come stavo dicendo poco fa, sono le forze dell'ordine che si sacrificano veramente, cioè muoiono ogni giorno per noi, polizia, carabinieri e i Vigili del Fuoco soprattutto, che purtroppo sono loro veramente padri di famiglia, ragazzi giovani come me, si sacrificano per noi. Emozioni, che emozioni hai provato nel dipingere questo quadro ed essere oggi qui? L'emozione è stata veramente tanta perché in un giorno ho impiegato a finirlo questo quadro perché volevo fare subito questa beneficenza per Crotone e mi sono ispirato a loro quando ho visto quella famosissima foto che stavano portando quella donna in braccio a salvarla, cioè lì veramente sono stato molto commosso in questo. È un'iniziativa che ci ha coinvolto direttamente, abbiamo preso questa occasione per dare un contributo anche concreto con questa iniziativa di solidarietà per il comune di Crotone che si è trovato fortemente impegnato con questa alluvione e siamo riusciti anche noi a inserirci con questa iniziativa per cercare di stare sempre più vicini al territorio. Sono piccoli segnali ma significativi che ci portano a stare sempre più vicini in contatto con la cittadinanza.